Quando pensiamo a Marte, spesso immaginiamo una landa desolata, un luogo privo di vita e di colori. Solo una grande roccia solitaria e arrugginita che sfreccia nello spazio. Per molto tempo gli scienziati hanno creduto che Marte fosse davvero un pianeta rosso. Vedete, Marte ha un talento speciale. Quando è lontano da noi, appare come un piccolo punto rosso scintillante nel cielo notturno, come un tizzone ardente in un mare di stelle. Ma quando si avvicina alla Terra, diventa più visibile. La sua tonalità rossastra diventa quindi più evidente. Questo fenomeno ha catturato l'immaginazione delle persone nel corso della storia, portando a innumerevoli speculazioni e miti sulla natura di Marte. Anche gli astronomi, naturalmente, lo hanno notato. Credevano che il colore fosse dovuto a vasti deserti ricoperti di ossido di ferro o ruggine. Per questo motivo abbiamo iniziato a chiamare Marte pianeta rosso. Quando è iniziata l'era spaziale, la NASA e altre agenzie hanno iniziato a inviare missioni su Marte. Le prime immagini degli orbiter mostravano Marte con una tonalità rossastra. Questa idea è stata ulteriormente divulgata da innumerevoli film, libri e programmi televisivi. Tutti ci hanno mostrato questa immagine drammatica di Marte come un mondo desolato e duro, con soli deserti infiniti e imponenti scogliere rosse. Tuttavia, con il progredire della tecnologia, abbiamo iniziato a inviare orbiter, lander e rover su Marte. Spirit, Opportunity, Curiosity e molti altri sono i nostri detective interplanetari. Gli orbiter sono gli occhi onniveggenti del cielo di Marte. Questi veicoli spaziali orbitano intorno a Marte e catturano immagini straordinarie dall'alto. Come un paparazzo cosmico, cercano di svelare tutti i segreti nascosti di Marte. Ma gli orbiter non possono rivelare molto. È qui che entrano in gioco i lander e i rover, gli esploratori terrestri di Marte. Questi avventurieri robotici si aggirano per le strade e le vie marziane. Fanno del loro meglio per studiare le rocce, il suolo e l'atmosfera marziana. E grazie a loro abbiamo finalmente scoperto la verità. È emerso che Marte è un mondo di contrasti e una ricca tavolozza. Immaginate di trovarvi sulla superficie di Marte. Invece di un mare di monotone sabbie rosse, sarete accolti da un arazzo di colori mozzafiato. Guardandovi intorno, potreste vedere dune di sabbia che assomigliano a un delizioso dessert al burro, con le loro calde sfumature di caramello che si estendono attraverso il paesaggio. Si incontrano valli e pianure che brillano di luce dorata, come se Marte nascondesse pepite di metallo prezioso sotto la sua superficie, in attesa di essere scoperte da intrepidi cercatori d'oro. Proseguendo, ci si imbatte in aree con una tavolozza di colori marrone che ricorda un safari, con sfumature che ti riportano alla mente la savana africana. Manca solo una fauna marziana unica. In alcune regioni è possibile scorgere una leggera tonalità di verde che aggiunge un tocco di mistero al paesaggio. Questi colori verdi indicano la presenza di minerali sul pianeta. Tutti questi colori rivelano l'emozionante storia geologica di Marte. Sono il risultato di vari minerali e composti chimici. Ci sono elementi come l'olivina, i solfati e le argille che creano questa festa visiva per gli occhi. Inoltre, anche l'idea che abbiamo di Marte come un noioso deserto è un mito. In realtà, i suoi paesaggi sono modellati da antichi canali fluviali, vulcani, crateri da impatto e sabbie mobili. Tuttavia, a tutte queste bellezze si aggiunge anche una sgradevole aggiunta. Il fatto è che l'uomo è già riuscito a lasciare un segno su Marte, anche se non l'ha ancora visitato. Già, abbiamo già trasformato il pianeta rosso in una discarica celeste. Ma, a dire il vero, era inevitabile. Immaginate rover e lander che sfrecciano su Marte per condurre esperimenti scientifici. Naturalmente si lasceranno dietro una scia di detriti, pezzi di veicoli spaziali scartati, airbag sgonfi e altri avanzi. Ora il pianeta non è davvero sterile, vero? Beh, almeno diventerà un tesoro per gli archeologi del futuro. Ma serve anche come ammonimento. Dobbiamo ricordarci di essere responsabili durante le nostre esplorazioni spaziali. Ora sappiamo che il vero Marte è un mondo pieno di sorprese. Ma questo non è l'unico corpo cosmico del Sistema Solare che si è rivelato più freddo di quanto pensassimo. Ricordate Plutone,
quello che una volta era conosciuto come il nono pianeta del nostro sistema solare? Oggi lo consideriamo uno dei pianeti nani. Le ultime ricerche ci hanno rivelato cose molto interessanti su questo pianeta. Plutone è stato spesso raffigurato come un piccolo mondo ghiacciato, un ghiacciolo cosmico. Ma quando la sonda New Horizons ha sfiorato Plutone nel 2015, ha rivelato il vero aspetto di questo pianeta. Da lontano, Plutone appare come un mix di marrone rossastro e nero carbone, come se indossasse un vestito elegante per un evento cosmico formale. Ma avvicinandosi, si inizia a notare una gamma di colori mozzafiato. Immaginate di trovarvi su una pianura ghiacciata che brilla come un diamante, con macchie di rosso cremisi che sembrano dipinte da un artista marziano con un talento per il dramma. Nelle vicinanze si possono scorgere macchie di nero carbone che conferiscono al paesaggio un'atmosfera lunatica e misteriosa. Continuando l'esplorazione, potreste imbattervi in regioni che presentano una splendida miscela di arancione, giallo e bianco. E se questo non bastasse, potreste anche incontrare montagne ghiacciate che brillano con una punta di blu, creando un bagliore ultraterreno che vi lascerà a bocca aperta. Inoltre, si è scoperto che Plutone non è una semplice palla ghiacciata, ma un mondo dinamico con bellissime montagne. La montagna più alta di Plutone si chiama Tenzin Montes ed è alta circa 6.000 metri, quasi quanto l'Everest. È come se Plutone volesse mettersi in mostra e dimostrare di non essere solo il più piccolo in un gruppo di pianeti. La superficie del pianeta nano è inoltre punteggiata da vaste pianure ghiacciate, lisce come una pista di pattinaggio. È come se Plutone ci invitasse a indossare i pattini da ghiaccio e a scivolare sulla sua superficie. Ma il vero colpo di fulmine è stato quando New Horizons ha scoperto che Plutone ha un cuore. Una regione a forma di cuore sulla sua superficie fatta di pianure ghiacciate, chiamata Tombaugh Regio. Chi avrebbe mai detto che questo piccolo e strano pianeta potesse avere così tanto amore? Prendiamo ad esempio Titano, la luna di Saturno. Quello che eravamo abituati a immaginare di Titano era solo la punta dell'iceberg. Anche lui si è rivelato un paese delle meraviglie celesti. In passato pensavamo che Titano potesse essere una luna arida e desolata, magari ricoperta da un monotono strato di roccia e ghiaccio. Ma ci sbagliavamo. Titano si è rivelato uno dei corpi più intriganti e diversi del nostro sistema solare. Prima di tutto, dimenticate i grigi e i marroni spenti. La superficie di Titano è in realtà avvolta da una fitta foschia che crea un'eterea luce arancione, come una nebbia mistica che aggiunge un tocco ultraterreno al paesaggio. Titano ha anche laghi, fiumi e persino mari. Ma non stiamo parlando di acqua. Questa luna è troppo fredda perché l'acqua liquida possa esistere nella sua gelida atmosfera. Invece i suoi laghi e i suoi mari sono pieni di idrocarburi liquidi, come l'etano e il metano, che fungono da liquido principale su questa luna. Immaginate di trovarvi sulle rive di un lago e di osservare il metano liquido che lambisce delicatamente la costa rocciosa, con un cielo arancione e vaporoso sopra di voi. È come una miscela surreale di mondi terrestri ed extraterrestri, tutti riuniti in uno. E infine Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare. È stato spesso raffigurato come un pianeta di colore arancione vibrante, con bande vorticose rosse e marroni. In realtà però l'atmosfera di Giove non è interamente arancione. È piuttosto dominata da sfumature di rosso, arancione, marrone e bianco. La missione Juno della NASA ci ha fornito immagini straordinarie di questo pianeta. In queste foto possiamo vedere modelli di nuvole, tempeste massicce e un complesso sistema di cinture su Giove. Si scopre che è più mozzafiato e vario di quanto avessimo immaginato. Ecco a voi, esploratori dello spazio. Sembra che la nostra immaginazione sia molto lontana quando si tratta della bellezza e della diversità mozzafiato del cosmo. Quindi, la prossima volta che guarderete il cielo notturno e immaginerete come potrebbero essere quei mondi lontani, ricordatevi che la realtà può essere ancora più sorprendente dei nostri sogni più selvaggi.